morì nei bombardamenti del 1943 a Campobasso ed è sepolto nella cattedrale di Campobasso. Lui e una suora pregò, perché lui aveva messo insieme i nazisti e gli alleati, gli aveva detto di non bombardare Campobasso. Sapete che durante quel periodo ci fu Capracotta a Sassuolo, Isernia bombardata con centinaia di vittime, Menapro con tantissime vittime. Campobasso si salvò grazie a questo vescovo della provincia di Cuneo. E vicino Cuneo, a Centano di Cuneo, il figlio di un panettiere di Campobasso che si chiamava Giuseppe Barbato e che si era aggregato alle formazioni partigiane del Cuneese, venne impiccato con il filo di ferro e il suo corpo rimase esposto lì come ammonimento, perché chi si metteva contro i nazifascisti faceva quella fine. Insieme all'arcivescovo di Campobasso Bregantini, con Loreto Tizzani, presidente dell'ANPI del Molise, una delegazione, qualche anno fa noi siamo andati in provincia di Cuneo. Siamo stati a rendere onore e omaggio a Giuseppe Barbato, Centano di Cuneo, e poi siamo andati nel paese di Monsignor Bologna, che era il figlio di un mugnaio. Abbiamo scoperto una carta. Quindi questo legame tra Cuneo e il Molise, che si consolida anche attraverso la figura di Don Raimondo Viale, è un legame che unisce Italie che apparentemente sono lontane, distanti, ma che sono accomunate da un solo destino, da un unico obiettivo, che era quello della libertà. E allora noi cosa proviamo a fare attraverso questi incontri in occasione della giornata della memoria, ma anche nel giorno del ricordo delle foibe, ma anche nel momento del 25 aprile, del 2 giugno? Noi cerchiamo di fare memoria, cioè di andare all'interno delle scuole con l'aiuto dei docenti e dei dirigenti scolastici, coinvolgiamo gli studenti su figure, come nel caso di Don Raimondo Viale, che attraverso la testimonianza, l'esempio, anche di episodi che sono accaduti nelle comunità dove i ragazzi studiano, o come il caso per l'appunto del campo di internamento che qui era a Legnone insieme agli altri quattro campi che c'erano in Molise, gli studenti di quei luoghi si riappropriano di questa memoria, di questa conoscenza, di questa cultura trasmessa a volte anche oralmente, come ci ha detto il signor Patriarca, perché magari è stata raccolta stavolta anche da altre persone che hanno avuto modo di conoscere. Perché è importante fare memoria? Perché attraverso il rispetto che noi dobbiamo a figure che hanno avuto quel coraggio, noi riusciamo a testimoniare il mai più per il futuro e difendiamo la libertà e la democrazia. Ma per fare questo, io mi permetto di suggerire, se ci saranno le possibilità, di ristampare ad esempio alcuni dei lavori che sono stati fatti qui, curati anche dal professore Tanzi, io non so, però io sono molto contento, io amo Agnone in maniera particolare perché sono legatissimo a questa comunità, me ne fece innamorare un maresciallo che si chiamava Fioravanti tanto tempo fa, no? E ho sempre mantenuto questo legame mio affettivo nei confronti di questa comunità e sono tra coloro che spingono per quello che si può, evidentemente, perché possa essere riconosciuto anche formalmente il ruolo di capitale della cultura, ma io nel mio cuore so che la Tele del Sannio, come viene chiamata Agnone, è già capitale della cultura, ma al di là dei riconoscimenti istituzionali. Sarebbe bello che alcune figure come quella di Don Raimondo Viale fossero conosciute meglio, la storia del campo di
internamento di San Bernardino fosse conosciuta meglio, magari anche mettere da qualche parte una lapide con la storia di Don Raimondo, anche mettere per esempio, no, immaginare un'aula da dedicare, un edificio pubblico, una strada, un largo, un qualche cosa che permette alla comunità di dire: io ho qualcosa in comune che mi lega con Don Raimondo Viale. E perché no, immaginare anche un gemellaggio, uno scambio con Orto San Dalmazzo, con Limone di Monte, dove la comunità di Agnone insieme noi lo possiamo accompagnare come ampi, nel senso che noi possiamo ragionare dando incarico al presidente dell'ampi provinciale di contattare l'ampi di Cuneo e di immaginare uno scambio, cosa che abbiamo fatto. Per esempio a Campobasso sono venute 50 persone dalla provincia di Cuneo e sono venute a rendere omaggio nella casa natale del partigiano Giuseppe Barbato, che lì era stato assassinato. Anche a livello istituzionale si può favorire. Ho ascoltato alcune domande che parlavano ad esempio anche del rapporto con la Chiesa. Voi avete una fortuna straordinaria in questo territorio, avete uno dei testimoni più belli della Chiesa che io abbia mai potuto conoscere. Io ho lavorato un anno e mezzo a Reggio Calabria, 4 anni in Basilicata, adesso opero in Campania, faccio l'ispettore nazionale dell'ANPI e quindi ho modo di conoscere da Trapani a Sondrio persone e figure. Qui voi avete la fortuna di avere Don Alberto Conti. Don Alberto Conti non solo è il direttore della Caritas, ma è un estimatore di tutta la storia dell'antifascismo, della liberazione e della resistenza. Perché non immaginare anche un confronto con la Chiesa per poter rispondere a una delle domande che gli studenti hanno mosso, cioè perché la Chiesa in quel periodo rimase in silenzio e accettò che tanti uomini della Chiesa venissero sacrificati? Noi lo scorso anno abbiamo celebrato ad Argenta il centro.